Perché? Perché abbiamo tutti negli occhi le immagini dolorose, drammatiche di tante persone che scappano dalle guerre, arrivano qui senza niente, spesso senza le scarpe, spesso senza, diciamo, anche cioè, gli indumenti fondamentali per poter, diciamo, sopravvivere nella terra dove approdano. E noi abbiamo voluto segnalare, posso dire, con questo simbolo l'idea che anche noi vogliamo essere a piedi scalzi, anche noi vogliamo, diciamo, camminando e marciando a piedi scalzi, dimostrare che non solo c'è una solidarietà del nostro paese, che sempre è stata molto forte per chi arriva dalle zone di guerra, ma posso dire, c'è la sensibilità, diciamo, di chi vuole, posso dire, porre il problema che non è più, diciamo, rinviabile, non è un'emergenza, ma è un fatto ormai strutturale dell'accoglienza e dell'economicamente dei diritti di decine di migliaia di uomini e donne che scappano dalle guerre, scappano dalle situazioni di povertà, di violazioni di diritti umani, e nei prossimi anni scapperanno dalle conseguenze dei cambiamenti climatici che riguarderanno una parte importante dell'Africa, che è un tema al quale dobbiamo prepararci. C'è un altro Veneto, c'è un Veneto che fa accoglienza da tanto tempo, c'è un Veneto che fa intercultura nelle scuole, che conosce la realtà delle migrazioni. Ed è quello che darà anche anima alla manifestazione di Venezia, che come sapete non è l'unica in tutta Italia. Quindi è un incontro tra il mondo della cultura e il mondo della società civile e centinaia di cittadini che ci auguriamo parteciperanno domani, ma dalle adesioni pensiamo che saranno o si vogliono fare davvero i corridoi umanitari, oppure rischiamo di creare delle parentesi umanitarie. Credo che la marcia, oltre ad avere un valore simbolico, abbia anche il dovere e la voglia di trasmettere dei contenuti molto chiari. Che i cittadini europei stiano mandando un messaggio potente. Noi siamo esseri umani e crediamo negli esseri umani. Noi vogliamo recuperare e far vivere quel principio di umanità che è veramente scolpito nel diritto internazionale ed è scolpito negli atti che hanno costruito l'Europa. Non possiamo rinunciare a questa componente della nostra identità come europei. Abbiamo fatto la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo vissuto tragedie epocali, non ci dimentichiamo che cosa vuol dire salvare gli esseri umani dalla guerra e dalla violenza. Quello che è mancato quest'estate per molte organizzazioni, per molti cittadini, per tantissime persone che albergavano le trasmissioni televisive che parlavano senza cessare un minuto di immigrazione, sono state le opere. Io credo che quelle siano molto importanti, i fatti, le cose concrete. Oggi una cosa concreta è disobbedire, andare a Lesbos, prendere queste persone e portarle da qualche parte per farle arrivare a Monaco, per farle arrivare a Parigi, per farle arrivare a Roma. Marciare venerdì lancia un segnale importantissimo da un lato alle istituzioni europee e nazionali e quindi a chi avrebbe il potere di prendere le decisioni giuste e di porre rimedio a quelle migliaia di morti di cui le istituzioni hanno la loro responsabilità, ma dall'altra parte è un segnale molto forte che io credo noi lanciamo alla società civile diffusa, perché probabilmente forse è giunto il momento di riconoscere che la mera delega non è più sufficiente. Non si può aprire a certuni e non ad altri. Non si può pensare che si riconosce l'asilo ai rifugiati siriani, ma ci dimentichiamo completamente di quello che sta succedendo in Africa. Primo punto. Secondo punto, la richiesta di Merkel e Hollande pressante al governo italiano di aprire hotspot in tutta fretta e che sono strutture destinate a identificare le persone e a selezionare chi ha diritto di restare e chi no. Questa fretta deve indurci a essere molto attenti perché violazioni dei diritti umani in queste strutture
saranno all'ordine del giorno, e quindi è il nostro ruolo di ovviamente supportare in tutte le forme possibili la garanzia dei diritti delle persone. A Pozzallo, come in altre quattro città, il governo ha intenzione di aprire questi hotspot, che saranno dei luoghi di detenzione. Uno dei punti di questa piattaforma di venerdì, della marcia di venerdì, è appunto chiudere i centri di detenzione. Il governo ne sta aprendo altri 5, e saranno dei luoghi di detenzione, badate, dove sarà difficile capire come funzionano le cose, perché non sono CIE, dove c'è bisogno dell'intervento del magistrato, ancorché magistrato di pace, per confermare, per convalidare la detenzione, ma sono posti in cui le persone verranno detenute in maniera illegittima, perché sicuramente resteranno in questi posti per più di 48 ore. Perché questi problemi noi li dicevamo a Genova nel 2001, mentre si scappava per non toccarne qualcuno, invece non è scappato e l'ha presa le volte. Queste cose dicevamo già, e non è retorica dire ora che quello che si prevedeva è arrivato, perché è un mondo che è scoppiato, è un mondo che è scoppiato. Noi stiamo riempiendo di bombe, di mine, di veleni radioattivi l'Africa, l'Asia da decenni, per l'acqua, per il petrolio. Questa gente scappa da quelle che si sono fatte noi. E allora bisogna che questa, io dico sempre, di non restare più geni del fare, perché non si può soltanto fare accoglienza. Bisogna che l'accoglienza sia uno sguardo, una denuncia sul senso di quello che sta accadendo. Noi cammineremo scalzi, ma io penso che non dobbiamo camminare scalzi col sentimento della gente che cammina scalza verso le frontiere. Noi dobbiamo farlo con molta forza, ma dobbiamo farlo anche con molta rabbia, perché deve essere un camminare scalzo che denuncia, perché sennò si diventa funzionari al sistema.